Ho cominciato scrivendo qualche cosa che così occhieggiava un po' il noir, il thriller. I primi racconti, più ancora che i primi romanzi, andavano in quella direzione lì, ma sempre con una voglia un po' di prendere in giro il genere e comunque di usarlo come poi è stato fatto da tanti e continua ad essere fatto, cioè il genere, che sia noir, d'avventura, thriller e così via, usato per raccontare aspetti della realtà che normalmente sfuggano alla cronaca, sfuggano alla saggistica oppure rimangono affrontati superficialmente o dimenticati in fretta. E invece il racconto, il romanzo ti dà modo di narrare, catturando, si spera, uno ci prova, insomma, la curiosità del lettore, spingendolo a girare pagina, a continuare. Su una trama che può essere appunto noir o thriller, dove però ecco, i personaggi e gli accadimenti narrano una realtà sociale, narrano di passioni, ingiustizie subite, torti. E quindi diverse mie cose hanno anche quest'anima avventuroso noir thriller. Nel momento in cui mi metto a riesumare Jules Bonnot, il primo ad aver fatto una rapina in banca in automobile, per questo è passato alla storia della criminologia, ma soprattutto un uomo di grande sensibilità, anarchico dei primi anni del XX secolo, morto ammazzato, come ovviamente anche lui si aspettava per quello che faceva nel 1912, ecco, nel momento in cui comincio a ricostruire le sue vicende. Chiaro che si prestava, visto che faceva il rapinatore, visto che ha ucciso persone, ne ha visto morire i suoi compagni ammazzati in sparatorie, e ha vissuto quella che è stata l'altra faccia, la faccia veritiera della Belle Époque, cioè quindi non le donnine con gli ombrellini, un mondo di ostriche e champagne in cui sembrava che l'unico un po' triste fosse Toulouse-Lautrec per colpa di madre natura, mentre tutti gli altri a Parigi facevano una gran bella vita. In realtà era soprattutto la Francia, la Parigi, la Francia, il Belgio e l'Europa di Germinal di Zola, era la Francia dei minatori e della vita e della non vita che facevano, degli scioperi presi a cannonate, fucilate e sciabolate. Ecco, in tutto questo si sviluppa la vicenda di Jules Bonnot e ricostruendola ovviamente ne ho fatto quello che può essere un noir, un thriller o comunque un romanzo d'avventura. E poi ci sono. Così c'è la vena più scherzosa, insomma, con Mastruzzi viene fuori la caricatura del noir, la caricatura dell'investigatore privato che nel suo caso, in questo caso di Mastruzzi Gino, che ho inventato, più che un investigatore sembra un assistente sociale fallito anche in questo. Ed è un pretesto per raccontare una Bologna che è andata imbarbarendosi, una Bologna sempre più incivile, dove per carità io sono disposto ad ammettere che con il passare degli anni, invecchiando, uno tende sempre a edulcorare il passato, a pensare che prima era meglio di adesso, però purtroppo molte volte è una sensazione veritiera, cioè è peggio adesso. E comunque d'accordo che finché non venivano gli immigrati, gli italiani pensavano di non essere razzisti, adesso che ce li hanno scoprono che il razzismo c'è anche qui. Era bello andare a New York e dire ah, il melting pot, ah, a Parigi e vedere questa città multirazziale. Poi dopo quando te li ritrovi qui scopri che non ti piace poi così tanto. È meglio andarli a vedere quando sei in vacanza, questi dai colori diversi. Ecco, Mastruzzi Gino, poveraccio nel suo piccolo, tenta ogni giorno di contrastare la marea di inciviltà e spesso barbarie che travolge anche Bologna. Dico Bologna non solo perché insomma, è la mia base, lì ci vivo, ma anche perché è stata e continua ad essere usata come una sorta di esempio per qualcosa che era una volta e ora non è più. Però anche al tempo stesso, con i personaggi che ruotano attorno a Mastruzzi, raccontare quei civilissimi bolognesi o bolognesi di importazione, insomma, di adozione, che nel silenzio cercano ogni giorno di fare del proprio meglio perché la città sia meno barbara e incivile,
ma, con la coscienza che l'arroganza fa chiasso e si fa notare, mentre la dignità è spesso silenziosa.